L'ultimo Wallscape sono anni che li facciamo, quest'anno ne facciamo quattro a Pesaro con il sostegno dell'assessorato alla bellezza. Tutto questo per noi appunto fa parte di un'unica idea, di un unico progetto che è quello di accompagnare le persone a trascorrere del tempo libero anche scoprendo il paesaggio, anche scoprendo sia quello urbano che quello diciamo di campagna, scoprire un po' la storia, scoprire i beni culturali, ovviamente in maniera più semplice, più informale, più leggera possibile. Ci ha portato sempre col sostegno dell'assessorato alla bellezza e del comune di Colbordi, di Valle Foglia, della città di Valle Foglia, e anche con un sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, ci ha permesso di realizzare di tutti questi wallscape dei postcard. Quindi le persone che hanno voglia vanno su un sito, la nostra piattaforma, e trovano tutti i percorsi, quindi possono tranquillamente farli con un minimo di informazioni che sono state inserite tappa per tappa, e le tappe sono tutte georeferenziate, quindi si seguono con il cellulare acceso e connesso, si seguono tutte le tappe in maniera molto semplice. E non solo si leggono le informazioni, ma si possono anche ascoltare sotto forma di racconto. Queste camminate sono sì informali, quanto più leggere possibili, ma sono tutte assolutamente fondate su ricerche storiche. Partecipare è molto semplice, si può o seguire sulla pagina Facebook di ETRA, ETRA Entra nell'Arte, e lì noi pubblichiamo sempre video, le informazioni i giorni prima, quindi chi segue la pagina e chiaramente può anche scriverci dalla pagina, viene assolutamente informato di questi eventi. Quindi possono scriverci messaggi, possono scriverci su Facebook e avere, se vogliono, anche darci la loro mail in modo che gli mandiamo loro la newsletter. Quindi ci sono veramente tanti modi per conoscere questi eventi e per poter partecipare. Sono tutti gratuiti perché sono tutti quest'estate appunto finanziati dal Comune di Valle Foglia, dal Comune di Pesaro e quelli che rimangono sulla piattaforma e che saranno realizzati, saranno tradotti in podcast dalla Fondazione Cassa di Risparmio.